siamo con Andrea Monari, giusto? Giusto, buongiorno. Buongiorno, pittore, come ti presento? Io sono un pittore e faccio non solo pittura, perché la pittura poi ormai ci sono altre cose, altre forme artistiche. Tantissime forme, infatti anche installazioni con materiali di recupero, digital art. Perfetto, vediamo qua anche i tuoi quadri, quindi questo è un tuo quadro. Sì. Quando l'hai fatto, cosa volevi raccontarci, cosa volevi trasmetterci? Beh, io in tutti i miei lavori cerco di trasmettere quello che mi piace a me. Quello che voglio trasmettere, io la mia speranza è il bello, c'è qualcuno che piaccia. Io sono già contento. Tu riesci già a mantenerti con la pittura? No. È difficile. È difficilissimo. Ma ti ispiri a qualche pittore anche in particolare? Cioè, qualche maestro? Ancora no, sto studiando i vari movimenti che ci sono stati, che ci sono tante cose. Ma qual è il movimento allora che ti affascina? Beh, c'è sicuramente il futurismo, adesso mi sta interessando, anche se è una cosa particolare, però mi sta interessando molto. Beh, ha fatto parte della storia, sì. Da Balla, Boccioni, De Piero, chi più ne ha più ne metta, quindi insomma adesso stanno rispolverando questo. Pensa che De Piero ha fatto tantissime cose per lo spettacolo, per il teatro, tante scenografie e costumi furono fatti da loro, da Marinetti, insomma. Hai già fatto delle mostre d'arte collettive o anche delle personali? Parecchie. Personali ne ho fatta solo una, ho fatto tantissime collettive e continuo a farlo perché mi piace mettermi in discussione. E confrontarti. E confrontarmi soprattutto con i colleghi, che ce ne sono tanti, tantissimi, e sono veramente bravi. Chi siete? Siamo su Macatrio. Prego. Teatro danza. Attori singolarmente, però in questo caso compagnia di teatro danza. La scelta del look va un po' ad accorparsi anche alla scelta del pezzo, della musica e tutto. Sono un po' tre stili simili ma anche molto diversi tra loro. Volevamo essere semplici, di gusto. E tornare un po', un po' al vecchio al bianco stile, e nero. Sì, le varietà, vecchio stile e bianco e nero. E anche i pizzetti ai merletti. Siamo simpatici. Vediamo tutti e tre. Ottimo. Prego, prego. Ecco qua. Allora, intanto voi siete i Usumaca Trio. Usumaca Trio. Perfetto, adesso singolarmente i vostri nomi e cognomi. Antonio Salerno. Michela Sibio. Michele Pagliai. Chi è il capogruppo? C'è sempre un capo, un leader, uno che comanda nel trio. Beh, comando io, eh. Mi sembra giusto. Allora, raccontaci un po' la vostra nascita, del vostro gruppo. Ok, la nostra nascita. Innanzitutto dove abitate, dove vivete? Allora, noi viviamo a Bologna, però siamo io calabrese, lui toscano. Ci siamo riuniti qui perché abbiamo iniziato il corso alla Scuola di Teatro di Bologna, siamo diplomati in Nouveau Cirque e adesso stiamo facendo il secondo anno di prosa. Per cui a giugno ci diplomeremo e inizieremo questa carriera, si spera, di attori. Di attori. Sì. Quindi in televisione o comunque su qualche palcoscenico vi siete già esibiti? Palcoscenico sì, televisione mai. E naturalmente avete tutti una vostra attività. Sono laureata e adesso faccio un po' di animazione per i bambini, dato che non posso lavorare la mattina, per cui la sera e il pomeriggio si può. Cameriere? Cameriere. Bar o ristorante? Ristorante. Quindi non possiamo chiedere un cocktail, un consiglio? No. Anch'io ristorante, catering, tutto ciò che riguarda la ristorazione. Cosa fate? Che così rilanciamo il titolo? Sì. Il titolo è Varieté. Creato, costruito da voi. Sì. Speriamo. Guardatevi. Ok, grazie.
Vedi che carini, sono arrivati già con un pezzo preparato. Questo programma vi è stato offerto da Conad, Gruppo Cremonini, Carisbo, Cassa di Risparmio Bologna, Settimanale Vivo.